Buongiorno a tutti e bentornati. Anche quest'oggi la nostra compagnia riprende anche naturalmente questa mattina l'appuntamento con la trasmissione che vi dà il buongiorno e cominciamo quindi innanzitutto la nostra rassegna stampa e poi spazio alla chiacchierata con un ospite. Oggi sarà con noi il primo cittadino di Teramo, Gianguido D'Alberto. Ma partiamo subito con la rassegna stampa, cominciamo con il quotidiano Il Centro. Siamo a Teramo e dopo un anno riapre la piscina. Il comune firma il contratto con il gestore e assegna i lavori. La fotonotizia, il sindaco D'Alberto, degrado vergognoso nell'ex scuola Febo, un sopralluogo del sindaco a San Nicolò. Ieri appunto ha fatto registrare la testimonianza di diversi scatti che, come potete anche ben vedere, danno l'idea dello stato in cui si trova appunto la ex scuola. Muore dissanguata in casa e giallo all'Aquila la vittima e una 31enne di Arischia, sentiti dalla polizia un uomo e gli amici. Ancora di spalla Teramo rally vietato, ma il tracciato sarà cambiato. Via i controlli sul viadotto del Salinello e poi a Silvi la Media Pascoli resta chiusa e insicura. Ad Alba Adriatica divieto in italiano, niente multa. Turista tedesco ricorre alla Corte Europea, non so la lingua e non gli si può dar certo torto. Chissà che in Germania sarebbe accaduto lo stesso per un italiano, tuttavia, comunque sia, la Corte ha deciso così. Abruzzo, i grandi sprechi nel mirino, doppia inchiesta sul colosso dimenticato, Procura e Corte dei Conti indagano sul parco scientifico tecnologico, è costato 20 miliardi di vecchie lire, mai aperto. E ancora, aree protette, il WWF incalza Costa di Tizio, chiediamo al Ministro più risorse e di procedere alle nomine nei posti vacanti. Regione e tre province nell'ingorgo elettorale. Pubblicato il decreto che scioglie il Consiglio. Parte la corsa alle candidature, ma il 31 ottobre si rivota anche per il dopo pupillo di Marco e di Sabatino. Forza Italia Lega slitta il patto elettorale, il dietro le quinte appunto di queste elezioni regionali. E poi sospiri, Paolucci e Gerosolimo, ecco le reazioni. Scende in campo anche la Confcommercio che boccia il 23 dicembre, danneggia gli acquisti natalizi. E bisogna giustamente fare i conti anche con il Natale in vista delle elezioni regionali. Ma andiamo adesso alle pagine che riguardano la nostra regione e il caso dell'area protetta della Maiella. I giudici bocciano il parco, non può fare maxi multe. Sanzioni di oltre 15.000 euro alle imprese abruzzesi ridotte a meno di 1.000. La Cassazione non possono essere maggiori di quelle stabilite dalle leggi. E poi accade ad Ari, ecco la storia di Dosi, indagò su D'Annunzio. E Chieti difende la sua Carola, l'inviata di Sky a Genova, l'intervista al sindaco che non ha riconosciuto subito tra gli intervistati del dopo tragedia del Ponte Morandi, il primo cittadino del capoluogo Ligure. E ancora proseguiamo con il quotidiano Il Centro, siamo nella pagina di Teramo e ritroviamo la notizia che abbiamo visto in prima pagina, lo sport in città, la piscina comunale riaprirà ad ottobre, firmato il contratto con il nuovo gestore e assegnati i lavori di manutenzione straordinaria dopo quasi un anno di chiusura. E intanto spunta la grana dell'utilizzo del Palabinchi per un problema avviato a soluzione sugli impianti sportivi, ne spunta un altro perché bisogna appunto vedere se è possibile utilizzare questo impianto che avrebbe le stesse problematiche presentate precedentemente dalla piscina. Andiamo adesso all'isola del Gran Sasso, Donna e Bangelo, confronto alla Tendopoli. Oggi giornata interamente dedicata alla famiglia con una relazione di De Palo. Rally d'Abruzzo, il tracciato può variare. Organizzatori pronti ad aggirare l'area vincolata. Palumbi, se non si trova una soluzione condivisa, andremo dal prefetto. E intanto l'assessore Giorgio D'Ignazio dice un'occasione da non perdere il rally. D'Alberto, Febo, spettacolo vergognoso. Sopralluogo del sindaco nell'ex scuola di San Nicolò, degrado inaccettabile. Subito opere di bonifica.
Bucciarelli sì al baratto amministrativo. Il presidente del coordinamento civico spiega che serve il regolamento anche per i comitati di quartiere, come del resto ci ha raccontato ieri ai nostri microfoni. Si torna a parlare di problematiche legate alla stabilità dei ponti a Teramo e in provincia. Opere pubbliche e sicurezza. Serve un'anagrafe delle infrastrutture. Il presidente dell'API Marcozzi chiede la mappatura di verifiche e controlli su viadotti, strade, scuole ed edifici pubblici. A Basciano chiusa la strada per Zampitto. E sempre a proposito di ponti, ponte del Salinello, sorvegliato speciale al via i controlli, intervento della società Autostrade a Tortoreto. Tentato furto dai suoceri di Brucchi. A dare l'allarme è stato un vicino di casa, è intervenuta la polizia e l'ex sindaco ringrazia le forze dell'ordine. Bisenti, piante di marijuana in casa, denunciato un giovane. A Colonnella adesso la Biagi Vini diventa un punto di riferimento, vediamo ecco subito, e sull'innovazione e il fatturato cresce, vediamo appunto i fratelli Luca e Fabrizio Biagi di Colonnella. Ma si parla naturalmente anche di traffico a Silvi Sud, emergenza traffico e parcheggi sono i due problemi principali segnalati dal comitato di quartiere. Cartelli solo in italiano, multa contestata. Lo abbiamo visto in prima pagina. Strisci blu ad Alba Adriatica, un turista tedesco ha preso contatti con l'ambasciata, vuol ricorrere alla Corte europea. Lavori a vuoto, la città si allaga, obiettivo Tortoreto attacca il 14 agosto, anche il lungomare era invaso di acqua. Dubbi sulla variazione di bilancio, battaglia in consiglio, ritirata la delibera sulle commissioni, l'opposizione di Nereto per l'appunto porta avanti questa sua battaglia. Calcio a Sant'Egidio, stasera la Sant si presenta ai tifosi, incontro in piazza con la squadra insieme a sindaco e assessore. Nuovo no ad un progetto edilizio e Aranciaro ricorre al TAR. La società AGP impugna il diniego del comune alla realizzazione di un complesso residenziale. Bloccato l'investimento nell'area forti di via Tandervel per questioni di cubature. Siamo naturalmente a Giulianova e sempre nella stessa città. Servizio scuolabus, bando ancora fermo. Il comune in attesa della gara ha scelto la strada dell'affidamento temporaneo ma il tempo stringe. Rissa al porto, solidarietà per gli ultra a difesa della città, come vediamo in questo striscione, onore ai fratelli ultra. E continuiamo a sfogliare il quotidiano Il Centro, subito dopo la pagina, la rubrica dedicata appunto all'Aquilone con gli inserti tra appunto giochi, informazioni e altre simpatiche curiosità. Arriviamo alla pagina che riguarda Roseto degli Abruzzi. Il sindaco Di Girolamo: risolveremo le criticità sulla ciclabile. Il sindaco ammette: ci sono problemi, l'opera verrà rivista prima del collaudo. Cambiamenti in arrivo per i tratti che passano in via degli Acquaviva e via Tamigi. Nido e scuola dell'infanzia in un'unica struttura. E ancora tra le notizie che andiamo adesso a vedere, ci spostiamo nell'altra pagina, l'ultima della provincia di Teramo, siamo a Silvi, la scuola Pascoli non sarà riaperta. Il comune ordina la messa in sicurezza della struttura, problemi statici, si salvano solo alcuni uffici e la palestra. Ad Atri accordo per le visite a Palazzo Mambelli, intesa tra comune e proprietari. E ci spostiamo adesso nelle altre province, partiamo da Pescara, stop dei 7 giorni allo stabilimento dei VIP, la polizia chiude Penelope, troppa gente nel locale, movida poco sicura, i clienti costretti ad andare via dal ristorante. Voltiamo pagina nella seconda dedicata appunto al pescarese, Fontanelle torna la paura, si spaccia anche nelle case, Rione fuori controllo, salgono a 20 gli appartamenti occupati dagli abusivi. A Scafa i funerali del cuoco, addio al gigante buono, folla di ragazzi in lacrime. 1000 persone, palloncini bianchi e picchetto d'onore della postrada di Chieti per l'ultimo saluto a Marco Di Nino, morto a 23 anni dopo il lavoro a Modena. E portiamo ancora avanti, siamo a Monte Silvano, collaboriamo per superare i campanili, la fusione dei comuni, questo è l'argomento. In vista dell'assemblea costitutiva della Nuova Pescara, D'Alfonso scrive ai sindaci e li invita a snellire da subito i servizi.
a Chieti, numero chiuso all'università. Test d'ingresso, 4.000 studenti alla prova, meno di 1.000 posti disponibili, si comincia il 4 settembre. Medicina ed odontoiatria, oltre 1.300 tentano di entrare. Andiamo ancora avanti dal quotidiano Il Centro, siamo adesso a Basto, le violenze nel residence abbandonato, l'inchiesta sul branco di minorenni, il fabbricato sulla circonvallazione, teatro degli stupri di gruppo ripresi con i telefonini, stesse minacce per le tre vittime, insomma un caso fotocopia rispetto a quello registrato solo un paio di settimane fa. Multato per sosta vietata, minaccia, insulta il vigile, siamo a Guardia Grele. Diventa virale il video girato da un agente dopo la contravvenzione. L'automobilista in preda alla rabbia, ti scrocco, avrebbe affermato, filmato diffuso senza controllo. E poi all'Aquila, tragedia ad Arischia, muore dissanguata in casa ed è giallo. Valentina Buongiorno, 31 anni, trovata nel salone dal fratello. Sentite dalla polizia, un uomo e gli amici, decisiva. L'autopsia, carattere ribelle, ma non aveva amici. Ecco chi era la giovane vittima. Tragico destino, casa maledetta, una palazzina segnata da morti ed esplosioni. Negli anni 90, nello stesso posto, fu ritrovato senza vita il padre di Valentina e lo scorso 20 marzo un'esplosione ha provocato danni all'edificio Ater. L'Aquila, dopo la tragedia di Genova, l'Iris. Eccoci subito, demoliremo la palazzina sotto al ponte di Belvedere. Il vice sindaco, l'idea è dare alle 30 famiglie che vi abitano un ventaglio di alternative e un incentivo. Il viadotto non corre pericoli, ma le persone non possono viverci sotto, potrebbe accadere di tutto. Ed eccoci allo sport adesso, cominciamo con il calcio di Serie B del Pescara naturalmente. Il Pescara chiama i tifosi, ma la risposta è tiepida. Pesano le delusioni degli ultimi due campionati, poca gente alla presentazione e a sei giorni dalla chiusura delle vendite le tessere acquistate sono 2.867, un numero probabilmente inferiore alle aspettative. E si torna a parlare del calcio nel caos, slitta all'inizio della C, calendari l'8 settembre, al via la settimana dopo, le società rinviano la partenza in attesa dei verdetti del CONI sui ripescaggi. Il presidente della Lega Pro Gravina attacca Fabbricini, mercato stop il 31 agosto. Per quanto riguarda il Teramo Calcio, Tulli dice sì e Baltra a Pali stasera amichevole ad Avezzano. Lanciano stasera al Biondi Memorial Eligio con Lanciano a Tessa Mario Tano, prima e seconda il Balzer de Bomber, all'Alba Montareiva a Tawà, Palombaro alla Tollese e Annunziata al Castagneto. Questi dunque i movimenti di mercato, ancora le abruzzesi di Serie D adesso, Maiolo al Francavilla, l'Avezzano in porta con il Francabandiera, il patrone della Bassese Bolami, no al Bari nel girone F, poi attacca il club marsicano per il rinvio della Coppa. Eccellenza, Leccese è pronto al debutto col Chieti, si attende il transfer per gli spagnoli, in promozione Piccolo al Casalbordino e Torres alla Val di Sangro. Presentato il progetto Juventus Yacht, accordo Virtus Teramo Curi Pescara. Siamo ancora a parlare di sport con il beach volley, abruzzesi protagonisti, il pescarese di Silvestre Argendo nell'Under 19, oggi le finali Under 21, ciclismo Cataldo da sabato alla Vuelta di Spagna, il corridore emilianichese dell'Astana sosterrà il capitano Lopez, al via anche Aru e Nibali. E poi l'ultima pagina dedicata allo sport dal quotidiano Il Centro, si continua a parlare di pallavolo, vediamo subito se riusciamo ad aprire la pagina perché in alcune situazioni c'è qualche problema, eccola qui subito, volley a due, la stagione al via, Ogurkak si è più forte, Dolfo siamo ambiziosi, raduno in sede degli ottonesi che oggi iniziano a lavorare in palestra, lo slovacco confermato e lo schiacciatore ex Bergamo sprizzano fiducia. Mountain bike domenica alla Sulmona, campo di Giove e infine in basso Bucci si aggiudica la Caramanico Tour, tra le donne si impone Ilaria Capodicasa, ben 200 gli iscritti nella seconda edizione di questa manifestazione sportiva. Ed è tutto per il quotidiano Il Centro, ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo con Il Messaggero e la Città.
Riprendiamo con il Messaggero in prima pagina, trovata morta, mistero, all'Aquila. Valentina, buongiorno, 31 anni, era seminuda e aveva profonde ferite da taglio. Si indaga per omicidio contro ignoti, una ragazza bella, tormentata e riservata. Le eccellenze, tatuaggi medici, due abruzzesi, i migliori nel mondo. Troppi alla festa, lo stabilimento chiuso dai vigili. Pescara, il provvedimento preso dal comune ad un party dove avrebbero partecipato 800 persone. Si parla appunto, come abbiamo visto anche sul quotidiano Il Centro, dello stabilimento Penelope. E poi la fotonotizia: l'Aquila famiglia porta la fiaccola dal Monte Morrone, si accende il fuoco della perdonanza con l'arrivo oggi appunto del fuoco del Morrone. Troviamo la notizia di apertura: ragazza trovata morta in casa dal fratello in una pozza di sangue. Valentina, buongiorno, 31 anni, aveva profonde ferite alle gambe. Aperta un'inchiesta per omicidio, non è esclusa l'ipotesi dell'incidente. Bella, tormentata e riservata, aveva dovuto lottare con una vita sempre difficile. A Pescara adesso il comune chiude Penelope a mare, serata con 800 ospiti, ma la licenza ne consente solo 200. Fermata l'attività di bar, ristorante, balli e stabilimento balneare. Ancora Libri e Corredo, il salasso è servito, la spesa va da 600 euro dei licei e 400 degli istituti tecnici fino ai 300 delle medie. Zaini, Astucci e Diari alzano il conto, si fanno i conti in vista della riapertura dell'anno scolastico. Le nuove edizioni, tanto per cambiare, aggiungo io, bloccano la corsa ai testi usati, si può risparmiare evitando le griffe e puntando sulla qualità, ma del resto siamo stati tutti studenti e la griff ovviamente piace ai ragazzi. Andiamo adesso nell'altra pagina, Pescara Metropolitana, sigilli della finanza ad una discarica abusiva di rottami, carcasse d'auto e pneumatici in un terreno senza permessi, scatta il sequestro, nei guai il titolare della ditta nel Pescarese. Il giorno del dolore, il funerale del giovane chef, lacrime e fiori bianchi a Scafa per l'addio a Marco Di Nino. Andiamo a Chieti adesso, comune Conti in profondo rosso, il servizio scuola busse a rischio, i 5 Stelle in bilancio, non risulta alcuna somma destinata al trasporto scolastico. L'ente tenta l'affidamento in extremis a Chieti Solidale, ma mancano certezze. E poi violenza di gruppo, sequestrati cellulari ragazzi, verranno analizzati per cercare ulteriori riscontri sul caso dei 4 minori arrestati dopo le denunce di 2 studentesse. Una brutta storia appunto di violenza. Ed eccoci alla pagina di Teramo, concorsi per i nuovi primari sospesi in autotutela dall'ASL. Tutto è nato dopo la protesta di alcuni concorrenti e l'incontro con il sindaco. La decisione dopo la richiesta di accesso agli atti per la direzione di chirurgia vascolare. D'Alberto, scuola Febbo da sistemare subito e poi Campli, Farina, un libro sul vino cotto è stato presentato per l'appunto, ne abbiamo parlato anche abbondantemente nel corso della nostra trasmissione. Prima di tutto la protesta ciclopedonale stoppata dai sacchi di rifiuti. Si parla appunto della pista di Roseto, come vediamo appunto in questa foto, i rifiuti non danno la possibilità ai ciclisti di poter tranquillamente attraversare l'area. Passo in avanti verso la riapertura della piscina a Teramo e poi voltiamo pagina, siamo a Giulianova, ex Sadam, la proprietà rinuncia al grattacielo, avanza il verde pubblico, la conferma arriva dal sindaco e dai progettisti nella riunione con l'assessore e la maggioranza. Ci sono proposte migliorative. E ancora Giulianova, ladro goloso tradito dalle telecamere, ruba le paste lasciate dal corriere davanti al bar, ma la telecamera inquadra la scena, il titolare del locale riconosce il ladro. Vongolato al molo e si ride con Cacioppo. Chiusa la scuola Giovanni Pascoli, elementi di rischio nei controlli, ordinanza firmata dal nuovo sindaco Andrea Scordella. Ad Alba il parco Bambinopoli diventerà anfiteatro. E proseguiamo adesso con le pagine sportive dal quotidiano Il Messaggero, superiamo gli annunci ed arriviamo per l'appunto alla prima che ci parla del Pescara. Cocco e il Pescara, debito da salvare. La vita ricomincia a 32 anni per colui che era considerato solo un bomber di scorta. Devo restituire alla società e ai tifosi la fiducia che mi hanno dato dopo il KO.
Sempre per quanto riguarda il mercato, no a Marilungo, proietti verso la Casertana. Per quanto riguarda il volley, Sei Cortona adesso si fa sul serio. Teramos, l'inizio slitta, mercato, Tulli e il mio acquisto Ferretti sono in partenza, caccia di un portiere esperto. Per il basket, Roseto, prima incoraggiante. Ed è tutto anche per il Messaggero. E allora andiamo a dare uno sguardo adesso al quotidiano La Città. Ospedale, ecco il nuovo parcheggio. Rivoluzionati stalli e viabilità con aree riservate, più posti al multipiano e meno sosta gratis. Effetto Genova, autostrade, ispezione il viadotto del Salinello, un osservato speciale. E i sindaci chiedono una relazione, l'Unione dei Comuni pretende controlli su tutti i ponti. La piscina Acquaviva riaprirà a metà settembre. E per quanto riguarda il calciomercato, Teramo Calcio, adesso c'è da convincere Selasi a giocare in Lega Pro. Abruzzo, il Morrone e frana per i roghi dell'anno scorso, sopralluogo del vice sindaco di Sulmona per lo smottamento che ha già lambito alcune abitazioni. Natura, ordinanza del sindaco per tutelare l'orsa Peppina. E poi la ASL mette ordine attorno all'ospedale Mazzini. Lavori più lunghi del previsto, nuovi stalli, aree riservate, percorsi protetti e viabilità rivoluzionaria. Rivoluzionata, vediamo appunto in questa piantina la situazione. E ancora proseguiamo. Piscina, riapertura prevista a metà settembre, firmato il contratto annuale tra Comune e Pretuziana Sport, corsa contro il tempo per eseguire i lavori. La scuola Carlo Febbo tornerà a nuova vita, ieri mattina sopralluogo del sindaco, compromessa nell'immobile abbandonato di San Nicolò. E vediamo le foto che ritraggono appunto il primo cittadino d'Alberto che visiona le stanze di questa scuola, ma approfondiremo l'argomento e tanti altri naturalmente proprio con il sindaco Gian Guido d'Alberto tra breve. Bimbo in bici cade nel sottopasso in Piazza Martiri, interviene l'ambulanza per soccorrerla. Uno speciale Rai a 2 anni dal terremoto. Domani la rete pubblica, in particolare il TGR, dedicheranno ampio spazio all'approfondimento della giornata che ci ricorda appunto 2 anni dal sisma. Il 24 agosto 2016 alle 3:36 la scossa di magnitudo 6.0 apre la sequenza che durerà fino a gennaio 2017. Il club Rotaract festeggiano il 50° anniversario. L'organizzazione dei giovani teramani del Rotary ha nominato Gianluca Di Ubaldo come nuovo presidente. E poi andiamo oltre Isola. Benvenuti nella giungla del centro storico. Edere ed erbacce hanno invaso marciapiedi, ringhiere e scalinate usate dai residenti per spostarsi. A Basciano il sindaco sistema la strada franata utilizzando i fondi comunali. Aveva in casa una serra di marijuana, denunciato un disoccupato di 34 anni a Bisenti, la musica di Tony Esposito riempie il centro storico di Castelli. Effetto Genova anticipata l'Unione dei Comuni, il presidente Pietrangelo Panichi chiede controlli. Autostrade ieri ha ispezionato piloni e travi del Salinello. E a Sant'Omero palloncini bianchi e lacrime ai funerali della piccola Sara, paese in lutto per la morte della quindicenne. A Torano non ci siamo inventati nulla, è tutto scritto sui documenti ufficiali. Prosegue la polemica del circolo di Fratelli d'Italia sull'utilizzo dei fondi destinati alle assunzioni in comune. A Giulianova, corsa contro il tempo per gli scuolabus, il comune ha solo 10 giorni per affidare il contratto temporaneo. E poi sono 7 le ditte che hanno risposto all'avviso esplorativo per l'affidamento temporaneo. Ex zuccherificio, nessuna risposta all'appello del professor Di Marco. A settembre saranno estratti i nomi delle ditte per i lavori all'ex SAIG. Appalti, anche Roseto molla la provincia, anche il sindaco di Girolamo orientato ad affidarsi all'ASMEL di Varese. Alla scoperta del cosmo sulla spiaggia del Borsacchio, nuovo evento domenica sera organizzato dalle guide della riserva rosetana. A Silvi, chiusa una parte della scuola Pascoli. I carotaggi chiesti dal sindaco hanno evidenziato problemi statici, pronti lavori di consolidamento. Una polemica strumentale che sta tanto di campagna elettorale. Il sindaco Verrocchio risponde alle accuse di Santino Ferretti del Movimento 5 Stelle sullo stato del borgo storico di Mutignano.
A Torano 3 giorni di musica indie, da domani concerti a Villa Bizzarri con Voina, Nitro e Bob Long, terzo in memoria di Valerio Capponi. Piazza Duomo, un doppio palco per le band Ducali ad Atri. E poi lo sport, Teramo, adesso bisogna convincere Selasi, il giocatore del Pescara non è attratto dalla Liga Pro. Campionato si parte il 15 settembre. Il centrocampista ha atteso una chiamata dalla Serie B che non è mai arrivata. Ora accetterà la Serie C? Questa la domanda. La nuova Camplifatris, in biancorossa arrivano altri 3 rinforzi. La formazione farnese tessera i giovani Gabriele Della Loggia, Federico Nardi e l'ex basketball Teramo Francesco Di Attilio. Il Giulianova riparte puntando sui giovani, iniziata ufficialmente la stagione di Serie B con una squadra formata da 6 under e 4 senior. Anche a Teramo la squadra da calcio della Juventus, grazie alla Virtus, sancita ieri la collaborazione tra la polisportiva di Antonio, la Curi Pescara e la società bianconera. Ed è tutto anche per il quotidiano La Città. E ieri, come sicuramente saprete, vi abbiamo proposto un servizio riguardante la 38ª tendopoli di San Gabriele che ha preso il via l'altro ieri pomeriggio. E allora seguiamo insieme questo servizio, poi torniamo insieme in compagnia del sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto. Alle pendici del Gran Sasso, inaugurata la 38ª edizione della Tendopoli di San Gabriele, che vede la partecipazione di circa 300 ragazzi provenienti da ogni parte della regione e dalle Marche, che non si sono lasciati intimorire dalla bomba d'acqua che ieri si è abbattuta su Isola. La donna, il tema affrontato quest'anno, figura sacra o schiava, spesso presente nella Bibbia, sia nell'Antico Testamento con Eva, sia nel Nuovo con Maria, mamma di Gesù. Padre Francesco Cordeschi sottolinea l'importanza del ruolo della donna. La cosa più bella è che oggi il relatore ha detto una cosa speciale: il fondale di tutta la Bibbia è la donna. In primo piano ci sono gli uomini che fanno guerre, che fanno chiacchiere, che fanno tante cose, ma dietro c'è la donna. Togliete la donna dalla Bibbia e non troviamo più niente. Il fondale della Bibbia è la donna, da Eva a Maria. Lo stesso Gesù non è altro che una. Senza la Madonna, cos'era Gesù? Ben poca cosa. E quindi la donna come fondale. Quindi la donna nella Bibbia è essenziale, è il fondale, è il colore. E per stare al nostro tema è la sacralità, perché la donna non poteva essere che diversamente, perché la donna porta la vita, è la vita, genera la vita, ci ha generato, è accoglienza. Tra i relatori dell'appuntamento odierno, padre Luigi Epicoco, che ha parlato ai giovani, ha risposto alle loro domande, soprattutto sulla fede e sul fatto che oggi purtroppo proprio i giovani mettono al primo posto l'apparire anziché l'essere, probabilmente travolti dalla moderna società. Beh, come dicevamo anche nell'incontro di questa mattina, la figura della donna apparentemente sembra una figura nascosta nella Bibbia, ma forse è invece la figura più significativa perché fa da fondale a tutta la storia della salvezza. Togliere la donna dalla Bibbia o dalla narrazione del Vangelo significa non capire più niente della storia della salvezza. Per questo guardare a questa donna significa poter comprendere il significato più profondo del cristianesimo. Si è parlato soprattutto di fede, ma anche del fatto che i giovani d'oggi preferiscono apparire piuttosto che essere. A volte l'apparenza non viene dalla cattiveria, ma dall'insicurezza, cioè abbiamo bisogno che qualcuno ci riconosca nel nostro essere, in quello che facciamo, e diventiamo quasi drogati di apparenza perché abbiamo bisogno che qualcuno ci riconosca costantemente in ciò che siamo. Quando uno invece si sente amato, si libera da questa dipendenza, cioè non è che non conta più l'apparenza, ma non diventa più un idolo.
Ed eccoci qui nuovamente insieme in compagnia del primo cittadino di Teramo, Gianguido D'Alberto. Buongiorno, buongiorno e benvenuto, anzi grazie. Bentornato a prima di tutto. Buongiorno a tutti. Dunque sindaco, tanti argomenti possiamo affrontare insieme, ce ne sono davvero tanti, del resto lei praticamente non si è mai fermato dal giorno dell'elezione a questa mattina, credo che abbia avuto un giorno di pausa, soltanto il giorno di Ferragosto. Solo il giorno di Ferragosto, ma insomma era in previsione ovviamente questo impegno per questa prima estate da sindaco. Dopo 7 mesi di commissariamento, le questioni da affrontare, da riaffrontare, insomma, nell'amministrazione comunale erano e sono tantissime, quindi insomma, è stata un'estate di lavoro con tante difficoltà, ma anche qualche piccola soddisfazione già da subito. Qual è una delle prime soddisfazioni che è riuscito ad ottenere in questo primo mese di lavoro intenso? Ma la primissima è stata la possibilità di consentire lo svolgimento della Coppa Interamnia, diciamo così, in una situazione di grande difficoltà, ma nella normalità, diciamo così, uno svolgimento in linea con quello degli anni precedenti, anche se sulla Coppa, ma insomma l'abbiamo detto già in passato, bisognerà cambiare registro. Poi tante altre piccoli risultati, ovviamente, perché siamo semplicemente in una fase iniziale, le cose da fare sono moltissime. Ieri abbiamo chiuso la sottoscrizione del contratto della piscina comunale, anche questo è un risultato, ovviamente si chiude una procedura che era già stata avviata dal commissario. Ecco, a proposito della piscina comunale, anche questo un iter molto lungo, tante polemiche in merito, però finalmente si è trovata la quadra. Ma la vicenda della piscina comunale purtroppo è una vicenda che le cui difficoltà nascono in particolare da una serie di gestioni passate, ma non tanto da chi gestiva la piscina, ma da come è stata amministrata la gestione della piscina da chi ci ha preceduto, senza mai affrontare le questioni enormi che dietro la gestione sono presenti, una serie di costi delle utenze che poi si sono di fatto troppo spesso scaricate sui cittadini, sui bilanci del comune. Va indubbiamente invertita la rotta, non solo per la piscina comunale, ma per tutti gli impianti sportivi, per la gestione degli impianti sportivi del nostro territorio. Indubbiamente è stato un iter molto complesso, farraginoso, una procedura che di fatto noi abbiamo ereditato dalla gestione commissariale. Il nostro compito è stato quello di cercare di arrivare alla sottoscrizione del contratto, ripeto, in una fase, in una situazione non semplicissima, perché giustamente, come diceva lei, sono trascorsi dall'affidamento diversi mesi, c'è stato il rischio di una nuova chiusura di una struttura che è importantissima per il nostro territorio, non solo per il suo rilievo di carattere sportivo e riverbero sportivo, ma anche per il ruolo sociale che svolge questa struttura. Ripeto che per una città capoluogo di provincia è impensabile che una struttura comunale, una piscina comunale non sia a disposizione della collettività. Ovviamente l'auspicio è quello che noi abbiamo già rappresentato e formulato, è che quello che è successo non si verifichi più e che non si creino più situazioni in cui il comune debba essere a rischio, debba avere il rischio, vivere il rischio di non avere una struttura così importante. Tuttavia ci sono anche altre problematiche che riguardano altri impianti sportivi. Intanto il Palascapriano potrebbe poter ospitare solo 2 partite casalinghe del Teramo Basket e non gli allenamenti. Problematiche ci sarebbero anche al Pala Giorgio Binchi. Insomma, le situazioni non sono molto favorevoli per lo sport cittadino attualmente. Cosa si può dire in merito? Sì, come anticipavo, sulla gestione degli impianti sportivi va fatta una revisione complessiva del modo con cui si è affrontata la questione finora. Insomma, adesso siamo in una situazione in cui dobbiamo affrontare delle emergenze, sulla piscina abbiamo detto, Palascapriano, la gestione commissariale ha interrotto il rapporto al 30 giugno, ovviamente l'obiettivo prioritario, emergenziale per questa stagione che ci troviamo a dover affrontare è quello di garantire lo svolgimento dell'attività sportiva delle tante società e associazioni che sono presenti nel nostro territorio. C'è stata lunedì la presentazione del
del Teramo Basket, che ha in conferenza stampa presentato la nuova stagione. L'assessore Filipponi ha dato una linea chiara: l'obiettivo è quello di garantire quantomeno lo svolgimento delle partite, appunto in quella che è la struttura principale del nostro territorio per lo svolgimento dell'attività sportiva, che interessa ovviamente la Teramo Basket, ma non solo, e questo è un impegno che dobbiamo assolutamente mantenere, perché lo dobbiamo alla città. È chiaro che si tratta di situazioni emergenziali che non possono che essere temporanee, perché contestualmente a queste situazioni emergenziali noi stiamo programmando una serie di attività per una nuova gestione degli impianti sportivi sul nostro territorio, dove sappiamo benissimo che il problema deriva in particolare dai costi esorbitanti delle utenze. Costi esorbitanti delle utenze che in questi anni troppo spesso sono rimasti, come è successo per la piscina, ma lo stesso discorso vale per gli altri impianti, troppo spesso a carico dei cittadini, carico del bilancio comunale, spese fuori controllo, e questa è la prima questione che dobbiamo affrontare perché ci sia, gli impianti sportivi, finalmente una gestione virtuosa che tenga conto ovviamente della funzione, che è prevalentemente ovviamente di carattere sportivo, ma che consenta anche una gestione degli impianti che sia economica ed efficiente. Sull'acquaviva anche lì c'è un affidamento dato nel periodo della gestione commissariale, anche per quanto riguarda la gestione dell'acquaviva, del Palabinchi, speriamo si possa arrivare a breve alla chiusura di questa vicenda e restituire quella struttura attraverso i gestori in quello svolgimento dell'attività sportiva. Dunque, Sindaco, tante le problematiche della città di Teramo, anche per questo è un compito molto gravoso quello di un primo cittadino di questa città, proprio perché è una città terremotata, l'abbiamo detto tante volte, adesso c'è anche la problematica ponti, no? Perché adesso giustamente c'è questa psicosi ponti, anche lei è stato più volte a visitare alcune strutture che a quanto sembra per adesso sarebbero in situazioni comunque tali da non arrecare, si spera per l'appunto, problematiche. Quella della ricostruzione, perché poi ecco, sono tanti i cittadini che ci ascoltano e che sono gravati, se non direttamente, indirettamente, da questa problematica. Cosa possiamo dire loro? Ma noi abbiamo, ho mantenuto la delega innanzitutto la ricostruzione in capo alla mia figura, e abbiamo fin da subito avviato con le istituzioni e gli enti direttamente competenti alla gestione della ricostruzione un'attività di confronto, di stimolo e di pretesa su determinate situazioni. In primis una pretesa sulla chiarezza, certezza dei tempi del rientro, dei tempi per l'attivazione di tutte le procedure di progettazione che consentano finalmente di avviare l'utilizzo di queste risorse che sono stanziate. Il problema è enorme sotto l'aspetto burocratico, ma è mancata in questi anni, l'abbiamo detto più volte e più riprese, e l'ho riscontrato anche in questi primi mesi di mandato, è mancata completamente una organizzazione in capo alle strutture tale da poter gestire questa straordinaria emergenza terremoto sul nostro territorio. Io l'ho detto, io anche nel corso dell'incontro che ho avuto con il vicepresidente Lolli, che oggi è presidente reggente della regione Abruzzo, con Marcello D'Alberto dell'USR, con il commissario Ater Nicola Salini, che si sta adoperando molto per sbloccare una situazione Ater che è rimasta ferma purtroppo dopo il sisma per troppo tempo, va immediatamente potenziata la macchina che si occupa della gestione del sisma, ma dirlo oggi sembra quasi insomma deprimente, perché parliamo di una situazione che ormai si protrae da troppo tempo e ci troviamo ancora a dover chiedere il potenziamento del personale. Il Presidente Lolli una settimana fa nel mio ufficio si è ovviamente impegnato fin da subito, anche con la sua esperienza purtroppo della tragedia aquilana, a portare queste esigenze teramane nei tavoli della cabina di regia romana per poter consentire questo potenziamento di personale. Stesso discorso l'USR,
ci auguriamo, ecco, che in questi prossimi incontri, ci sarà un incontro a fine mese e poi la cabina di regia romana il 5 settembre, possa essere finalmente data una risposta ad una situazione strutturale, ripeto, inadeguata. Sindaco, cerchiamo di spiegare però bene ai cittadini, perché a volte si danno anche delle cose per scontato e a me piace che capiscano bene. Per quale ragione questa ricostruzione non va avanti? Si parla di mancanza di personale, ma qual è il vero intoppo? Troppe carte, troppa burocrazia, mancanza di organizzazione. Bisogna rimettere su in piedi delle case, quindi chiamare, si presume, una ditta, no? Per parlare in maniera molto semplice e spicciola, che appunto faccia le impalcature, rimetta su tutto, cioè che cosa frena tutto ciò? C'è una prima fase che è ovviamente quella della, che è fondamentale, della progettazione. Parliamo di utilizzo di risorse pubbliche e quindi comunque vanno espletate tutta una serie di procedure amministrative che sono previste, insomma, da una normativa, che è il primo problema, dettata da una serie di ordinanze sia della struttura commissariale, che troppo spesso sono farraginose, cambiano in continuazione, quindi c'è un primo aspetto di un caos normativo. E poi c'è il problema legato alla struttura, all'organizzazione. Diamo un dato per cercare di comprendere un po' l'elemento. Se noi pensiamo che la struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione a regime dovrebbe funzionare con 50 unità di personale e solo adesso è arrivata, a seguito di una serie di sollecitazioni, di richieste, di proposte anche, penso, del sottosegretario Mazzocca, che ultimamente ha segnalato anche questa problematica, ad oggi ha un numero di personale di circa 29 persone, quindi ha funzionato, ma solo adesso, ha funzionato per diverso tempo con una struttura di personale di circa la metà rispetto a quello che dovrebbe essere la situazione a regime. Per la mole enorme di lavoro che purtroppo la situazione post-sisma del nostro territorio richiede, è assolutamente irrisorio questo dato numerico. Questo determina, anche a seguito di una procedura molto farraginosa per la presentazione dei progetti, per il loro controllo sia da parte di Genio Civile e delle amministrazioni comunali, questo mix di problematiche, quindi in particolare normativa farraginosa e confusa, organizzazione carente e lacunosa e procedure complesse, questo mix ha creato sicuramente un effetto imbuto rispetto al quale stiamo facendo il possibile per sollecitare, per stimolare appunto uno sblocco sostanzialmente della situazione. Ovviamente l'amministrazione comunale di Teramo, per quanto di propria competenza, farà il possibile perché venga chiarito un principio molto chiaro. L'obiettivo è il rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni. Dico questo perché l'azione che dovrà essere messa in campo è quella di un avvio della progettazione immediato. L'ATER, ho sentito il commissario Salini qualche giorno fa, sta accelerando e sta sbloccando una serie di procedure, sia per quanto riguarda, ed è questo un altro aspetto importante, la ricostruzione leggera, perché sulla ricostruzione leggera, e parliamo in particolare degli immobili di esito B, va fatta un'accelerazione ulteriore, una sorta di accelerazione, perché è impensabile che dopo 2 anni abitazioni che hanno danni lievi e su cui si può intervenire in tempi rapidi siano ancora in una situazione di blocco, con tantissime famiglie che sono ancora fuori tra abitazioni o gli alberghi sia di Teramo città che della costa. Queste sono le priorità, stiamo accelerando su questa direzione. E questo è direzione. Molto importante, Sindaco, perché tante volte i cittadini non si riescono a capacitare di come debbano restare fuori casa con dei danni strutturali veramente lievi, e quindi giustamente bisognerebbe dare questa accelerazione almeno nei casi in cui non c'è bisogno di fare grandissimi lavori, perché poi ricordiamo, non solo ovviamente le persone vogliono tornare nelle proprie abitazioni, ma non dimentichiamo che queste persone, che peraltro non sono serene nell'abitare in albergo o in case non proprie, rappresentano un costo molto importante anche per lo stesso comune di Teramo.
rappresentano un costo, la serenità ovviamente non c'è, c'è inevitabilmente una situazione di stress e di tensione altissima, elevatissima, assolutamente comprensibile, giustificata. C'è una cosa che chiedono in particolare i tanti nostri cittadini che purtroppo sono fuori casa, è che si dicano le cose come stanno, cioè quindi dire le cose come stanno, chiarezza sui tempi, sulle modalità. Sono stanchi magari di essere illusi da tempistiche che magari troppo tempo hanno cercato solo di tenere un po' il clima sereno, ripeto, in una situazione di oggettiva difficoltà. Noi abbiamo chiesto proprio questo: certezza nei tempi, chiarezza negli interventi. Sono un costo, il terremoto è complessivamente un costo anche economico, il contributo autonomo sistemazione, che è ovviamente giustissimo, che va a tutelare appunto queste famiglie, c'è purtroppo soprattutto un costo e un'incidenza di carattere sociale enorme, se pensiamo ad esempio a quartieri del nostro territorio, come Collaterrato, ma non solo, anche Lacona, che a causa del sisma e a causa appunto dei tanti sgomberi che sono stati messi in campo, di fatto stanno subendo, penso a Collaterrato in particolare, un effetto spopolamento che ha un costo sociale enorme, non solo ovviamente per le famiglie che sono direttamente colpite, ma per la vita e l'esistenza di interi quartieri. Anche lì infatti c'è stato un sopralluogo da parte sua in cui ha toccato con mano la situazione, che non è certamente piacevole, però la FER insomma si attiverà per cercare anche di dare un aspetto più, diciamo così, decoroso a questo quartiere. Come dicevo prima, con l'ATER c'è una collaborazione che è facilitata dal lavoro che sta svolgendo il commissario Salini, ripeto, che è una delle persone che ha compreso questo, cioè quello di avere un rapporto diretto con le persone, la necessità di dire le cose come stanno e di mettersi al lavoro senza fare annunci. Sono sicuro che anche per quanto riguarda l'intervento su cui abbiamo già concordato una serie di azioni, perché non c'è alcuna preclusione da parte del commissario di ATER, riusciremo a trovare una soluzione per interventi che nel dramma ovviamente la priorità è la ricostruzione e la possibilità di riportare le famiglie nelle proprie abitazioni, interventi che comunque consentano il ripristino di un decoro in un quartiere diciamo già così ferito e colpito, hanno una loro importanza, ma poi ci sono anche delle situazioni di prevenzione di realtà che possono poi determinare e comportare anche dei rischi di carattere igienico-sanitario. Questo è stato il motivo principale per cui nel dialogo con il commissario Saliti e con ATER abbiamo chiesto di accelerare un intervento che comunque era già diciamo così nelle corde del commissario Salini. Parliamo di qualcosa di più leggero, qualcosa di piacevole. Nei prossimi giorni conferenza stampa di presentazione di un cartellone di eventi da parte dell'assessore alla cultura. Ci possiamo dare qualche anticipazione? Ma non voglio sovrappormi alla conferenza di domani. Sì, domani ci sarà la presentazione di una programmazione culturale per questo ultimo scorcio dell'anno, più una programmazione di carattere culturale che è legata agli eventi, perché come sappiamo noi abbiamo scorporato le due deleghe, la delega alla cultura è in capo all'assessore Gigi Ponziani, la delega agli eventi all'assessore Filipponi, quindi è una presentazione di un programma culturale, ovviamente breve perché parliamo dell'ultimo scorcio dell'anno, con le risorse che sono a disposizione, molte delle quali messe a disposizione dalla Fondazione Tercas, lasciate dalla Fondazione Tercas, che ringrazio nella persona del Presidente Rica Salvatore, che è stata sempre molto disponibile fin dal primo giorno successivo all'inizio del mio mandato, una collaborazione che sicuramente proseguirà. Più che anticipazione, anzi poi di fatto è un'anticipazione, è dettata dal luogo dove si svolgerà la
la conferenza stampa, ovvero alla Pinacoteca, un segnale quindi importante proprio per rappresentare alla città la volontà prioritaria, che è quella di restituire quello spazio, quel luogo di così alto impatto e rilievo culturale alla città. È ovviamente un aspetto materiale, perché è vero che vogliamo restituire, ed è un obiettivo dell'assessore Ponziani, quel luogo alla città, ma è anche un segnale chiaro per dire dobbiamo riaprire, ripartire con tutte le risorse straordinarie culturali che la nostra città ha e che purtroppo in questi anni sono state valorizzate poco. Alberto, torniamo un attimo alla raccolta differenziata. Anche in questo campo potrebbero profilarsi molto presto delle importanti novità. Quali, in modo particolare, che possono interessare gli utenti? Sì, l'obiettivo che abbiamo dichiarato in campagna elettorale, su cui stiamo lavorando, abbiamo costituito fin da subito un tavolo comune tra Teramo Ambiente e Comune di Teramo, perché si lavori in sinergia. In passato si faceva molta fatica a lavorare in sinergia e quindi sembrava quasi spesso che si lavorasse con compartimenti stagni, come due entità separate. Io credo che invece la sinergia sia assolutamente necessaria, perché siamo in una fase in cui dobbiamo, non ripensare il porta a porta, che comunque rimane uno strumento fermo per il nostro, per lo svolgimento e per la gestione dei rifiuti sul nostro territorio, ma per intervenire con una rimodulazione del servizio che consenta di, in una logica ambientale, di tornare ad incrementare la raccolta differenziata e ad abbattere i costi. Quindi una rimodulazione che passa dall'eliminazione di quegli interventi che hanno un carattere antieconomico e che non hanno un'incidenza significativa sulla raccolta differenziata. Penso ad una rimodulazione del servizio soprattutto per le case sparse, quindi non più un porta a porta spinto e capillare dove non c'è un forte ritorno di carattere ambientale in termini di raccolta differenziata ed è addirittura antieconomico. Pensiamo ad una introduzione di un sistema di, quantomeno in fase di sperimentazione iniziale, di tariffa puntuale, secondo cui appunto il cittadino finalmente cominci a pagare per quanto produce realmente, quindi un incentivo anche alla riduzione della produzione dei rifiuti. Abbiamo una serie di strumenti già messi in campo dal Comune Teramo Ambiente, penso al potenziamento del centro di raccolta sul Carapollo e il centro del riuso, e pensiamo poi anche a delle ecoisole funzionanti. Ovviamente, quando dico funzionanti, significa che siano effettivamente al servizio di una raccolta differenziata, diciamo così, efficiente, che consentono al cittadino di facilitare anche il deposito, quindi lo smaltimento della consegna del rifiuto, e che siano però anche sotto l'aspetto ambientale sostenibili, perché noi purtroppo abbiamo visto in passato delle isole ecologiche che non hanno funzionato e di fatto si sono tradotte in discariche a cielo aperto. Però ovviamente abbiamo però l'esperienza, abbiamo il personale per poter evitare questo, e ovviamente l'obiettivo è proprio di mettere in campo delle azioni che vadano in questa direzione di una rimodulazione e che porti anche, ad esempio, nelle aree del centro storico, ad un ripristino di situazioni di decoro che troppo spesso, purtroppo, sul nostro territorio, in centro storico, vediamo mancare. Diverse novità per adesso, si tratta di un ragionamento in merito, ma quando probabilmente sorgeranno queste isole ecologiche ci sarà questa tariffa cosiddetta puntuale. E poi spieghiamola anche un po' meglio, Sindaco, la tariffa puntuale, per far comprendere bene al cittadino, perché quando si parla di tariffe già si fa un balzo sulla sedia, però se puntuale potrebbe essere anche qualcosa di positivo. Sì, comunque attraverso anche dei meccanismi, penso di trasponderlo, comunque dei meccanismi, dei codici che consentono appunto al cittadino, come dicevo prima, di pagare in funzione del rifiuto che viene prodotto, quindi si lega la tassa al pagamento, alla produzione effettiva del rifiuto da parte del cittadino, che potrebbe consegnare in queste isole ecologiche i rifiuti attraverso dei codici a barre, per esempio, che consentano anche di ricondurre appunto al cittadino che conferisce
e portare anche delle riduzioni in termini di costo della tariffa, perché poi probabilmente si sarebbe anche più attenti a come si differenzia, perché se si è riconoscibili, senza se si differenzia dubbio, c'è male, la riduzione al cittadino. E ripeto, giustamente lei dice quando, noi abbiamo avviato fin da subito questo tavolo con Teramo Ambiente, perché l'obiettivo è accelerare l'introduzione di questo nuovo meccanismo, di questo nuovo sistema. Ripeto che si tratta, non si tratta di fare delle rivoluzioni immediate, si tratta di una rimodulazione anche graduale, che nasce da un confronto. Ieri abbiamo incontrato ad esempio anche le associazioni ambientaliste, proprio per avere un primo confronto e per avviare un nuovo metodo anche di lavoro in un'ottica partecipativa, di coinvolgimento con le associazioni, con i cittadini, proprio per arrivare a delle soluzioni che siano il più condivise e partecipate possibili, perché poi anche e soprattutto in tema di gestione dei rifiuti, come giustamente diceva lei, si innesca poi anche un meccanismo di anche di preoccupazione di in merito alla gestione di un servizio che è fondamentale. Devo dire che i cittadini hanno dato una grande risposta in questi anni. Purtroppo però questo è il rammarico e la sfida anche più importante che abbiamo. Questo sforzo e questo impegno non ha avuto una ricaduta positiva in termini del costo della tariffa, che purtroppo a causa di una gestione che noi all'opposizione abbiamo ovviamente contestato più volte, non ha prodotto quella riduzione dell'impatto economico che era stata, diciamo così, promessa nel momento in cui il porta a porta si è introdotto nel nostro territorio. E questo forse è stato uno dei motivi per cui i teramani hanno cominciato a non amare più la raccolta differenziata, certo, perché si aspettavano, dopo uno sforzo, no, nello stare a dividere, adesso forse ci viene automatico obiettivamente, però i primi tempi è stata un po' dura, però si diceva magari, ecco, avrò una riduzione sulla bolletta, facciamolo questo sforzo, e invece non è stato così. Però siamo sempre ottimisti, no? Perché nel futuro questo accada. Un attimo proprio sul discorso TEAM, si è tanto ragionato anche in campagna elettorale, TEAM pubblica, privata, comune, 99%, azioni, socio privato, qual è la situazione e come pensa di trasformare, se intende farlo, questa Teramo Ambiente? Questa è una questione apertissima, forse è quella la questione del futuro della Teramo Ambiente, è un po' sul piano complessivo, anche, poi incide anche sulla questione della gestione dei rifiuti ovviamente, perché è la società che gestisce il servizio sul nostro territorio, è centrale e c'è un'interlocuzione già avviata anche con la curatela fallimentare, insomma, che ha oggi, come sappiamo, gestisce la quota del privato, questo 49% di quota del privato. Come abbiamo sempre detto, l'obiettivo è quello di delineare e definire il futuro della Teramo Ambiente all'interno della modifica complessiva del sistema di gestione dei rifiuti sul nostro territorio regionale. Come sappiamo, è partita questa benedetta AGIR, l'autorità regionale, finalmente dopo tanti anni. Questo significa che da qui a breve cambierà completamente il sistema di gestione e il governo dei rifiuti sul nostro territorio, che va verso un orizzonte, e questo è anche il mio auspicio, la mia speranza, un orizzonte pubblico. Quindi in questo quadro dobbiamo muoverci, dobbiamo intervenire appunto perché la TEAM descriva e delinei il suo futuro all'interno di una gestione più ampia del territorio comunale, sulla gestione dei rifiuti, perché si va in quella direzione con la creazione dell'ambito regionale e poi subambiti provinciali. Ovviamente l'intervento sulla questione immediata, cioè il rapporto con la curatela fallimentare, va affrontato e risolto subito, in tempi brevi. Ripeto, come ho dichiarato sempre in campagna elettorale, ma anche in passato, credo che per la situazione attuale normativa l'orizzonte non possa che essere quello pubblico. Ovviamente bisognerà trovare il percorso, ci stiamo lavorando, pubblico, però all'interno, ripeto, di un quadro più ampio rispetto a quello comunale. Eventualmente andrebbero persi dei posti di lavoro? Ma l'obiettivo ovviamente è che i posti di lavoro restino assolutamente gli stessi. Ci sono dei meccanismi previsti dalle normative per la conservazione, le cosiddette clausole sociali, le conservazioni, ma non penso che sia quello l'orizzonte. L'orizzonte non è tanto quello di
creare nuovi soggetti. L'obiettivo è quello di lavorare perché ci sia un allargamento sul piano provinciale, quindi non ragionare più in ottica comunale, dove il personale, i posti di lavoro, io credo che non si debba più ragionare in termini di tagli, non tagli, ma si debba ragionare in termini di razionalizzazione, ripensamento, anche perché poi l'obiettivo è una razionalizzazione dei costi fissi, quindi una migliore distribuzione, a mio avviso, dell'organizzazione del personale all'interno di un'organizzazione complessiva, che porti poi a una, che è l'obiettivo ultimo, un'ottimizzazione del servizio, e soprattutto tenendo in considerazione però un principio che noi ribadiamo sempre, che le partecipate, ogni partecipata, soprattutto quelle che gestiscono servizi di rilevanza economica così, così importante, sono società al servizio dei cittadini e non della politica. Questa è la grande inversione di tendenza che noi dobbiamo mettere in campo rispetto al passato, ovviamente non solo per la Teramo Ambiente. Grazie Sindaco, grazie per essere stato in questa puntata di Prima di Tutto, buon proseguimento di giornata. Oggi cosa prevede l'agenda di importante? Una serie di riunioni che riempiono tutta la giornata come sempre. Purtroppo ecco, mi sono accorto che non bastano le ore della giornata per ricoprire tutti gli impegni che questa carica comporta, ma al di là ecco, dell'impegno, del sacrificio, devo dire che prevale senza ombra di dubbio l'onore di poter rappresentare come primo cittadino la comunità teramana. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie naturalmente anche a voi. Prima di tutto, naturalmente, torna domani puntuale alle 7. Buona giornata a tutti, naturalmente vi aspettiamo con il telegiornale alle 14. Buon proseguimento di mattinata.